credo che effettivamente tu abbia ragione, cioè si è mossa sulle gambe di un personale che ne era profondamente convinto e che aveva forse anche gli strumenti per portare avanti questa prospettiva. Certo che avevano uno spazio di manovra estremamente ridotto, per cui non c'era stupirsi che poi siano in sostanza crollati nel giro di pochi mesi. Parte per la pressione dell'antifascismo, che nella prima fase, cioè appunto fino alla primavera del 44, non è così visibile, ma dopo la primavera, dopo l'estate, eccetera, diventa una presenza davvero ingombrante e forse decisiva, in realtà decisiva, di tutta la storia italiana. Per cui quello che dici mi sembra molto giusto. Questi uomini hanno cercato di fare qualcosa, ma poi hanno dovuto ritirarsi un po' in ordine, in completa rotta, perché non hanno la possibilità di andare avanti. Insomma, ci sono dei limiti proprio materiali, appunto di risorse, di tempi, e anche di fede, cioè in quello che stanno facendo, perché alla fine questi qui non è detto che siano poi tutti così convinti. Era gente che, Parini era sicuramente uno di questi, che aveva le idee molto chiare e la possibilità di guardare in modo disincantato alla realtà, per cui se stai in un posto, resta in quel posto, non lo fa con lo spirito di un Pavolini di cadere con il mitra in mano, ma piuttosto con l'idea di quello che poi effettivamente farà, che se va male va in Sud America. Un personaggio che non abbiamo assolutamente evocato è il Rodolfo Graziani, il quale si presenta e dice: voi fate le brigate nere, però io faccio l'esercito. L'esercito è apolitico. E lui, che era un fascistone ben noto, crede di poter mettere in campo un esercito apolitico. Mette in campo alcune divisioni che poi vengono addestrate in Germania, vanno a combattere sul fronte sud, e molti di questi poi riescono anche, ho trovato dei diari molto interessanti, di questi che poi riescono a sfuggire, qualcuno finisce prigioniero degli americani, però altri riescono per strade particolari a eclissarsi e non così chiudono la loro esistenza politica e militare nell'assoluto anonimato, tranquillamente. Ecco, questa è una parte che noi dobbiamo anche considerare, cioè c'era anche questo, non c'erano solo le brigate nere e tutto il resto. Quindi credo che la realtà di questa Repubblica sia estremamente complessa ed equivale a un'Italia che appunto è sbandata, che non sa dove andare, ed è piena, l'Italia è piena di gente che va avanti e indietro. Noi pensiamo che non si siano mossi, si sono mossi molto, e la mia impressione è quasi che siano dei movimenti che anticipano quelli che verranno fuori negli anni 50. Anzi, di più, la mia impressione è che sulla traccia di questi movimenti ci siano poi le migrazioni degli anni 50. È una cosa così un po' azzardata da proclamare, però è una cosa, secondo me, è una traccia interessante per capire quale era quest'Italia, che cosa cercava quest'Italia che si muoveva disperatamente in questi anni.